Parliamo di raccolta differenziata, chi più differenzia più risparmia, è l'obiettivo che vogliono raggiungere i grillini della lista civica 5 Stelle, che vogliono estendere la differenziata dando una sorta di premio a chi si impegna a mantenerla. Sentiamo Isabella Trovato. Estendere la raccolta differenziata domiciliare ai comuni che confinano con Reggio, dove il porta a porta è già una realtà da tempo, per arrivare in 4 anni ad una tariffa virtuosa per i cittadini. Una tariffa puntuale che premia chi più differenzia. È l'obiettivo che si propongono i grillini delle liste civiche 5 Stelle, che daranno il via nei prossimi giorni ad una serie di iniziative nei comuni di appartenenza per sensibilizzare le amministrazioni. Ad oggi sono 48.000 cittadini reggiani coinvolti nella raccolta domiciliare, 8.000 tra Correggio e San Martino in Rio, 3.000 gli abitanti dei centri storici di Novellara e Guastalla. Numeri esigui per i grillini che non consentono ancora di spalmare i costi adeguatamente. Sostanzialmente nel giro di pochi anni noi possiamo riuscire a arrivare in questa, solo aggregando questa fascia, ad avere dei risparmi che sono nell'ordine di centinaia di migliaia o milioni di euro all'anno di conferimento in discarica risparmiati. Tutto puntando su un trattamento anche dei rifiuti che sia la raccolta domiciliare, che è fondamentale, ma poi il trattamento che sia tutto basato sul riciclo di carta, plastica, vetro e tutto il resto.